Pier Francesco Chili, un grande della Superbike che quest'anno guardi dal di fuori. Come ti sembra questo mondiale? Molto bello, è combattuto e ci sono un lotto di piloti veramente in forma che fanno divertire. Abbiamo visto anche l'ultima gara a Assen, che è stata una cosa veramente fuori dal comune, e questo è un po' quello che deve essere lo spirito nostro, e che quando si fanno belle gare si fa divertire anche il pubblico. Adesso arriva la tappa di Monza, un circuito particolare, molto veloce, con tanti rettilinei. Chi vedi favorito per le due gare di domenica? Ma io penso che il lotto di testa sia sempre più o meno quello. Avranno lavorato sui motori e sugli scarichi per cercare di allunghi nel dritto. E è un circuito particolare perché da 300 rotti all'ora si passa delle staccate a 35-40 all'ora, quindi è facile commettere degli errori, è facile tamponare, è facile commettere appunto questi tipi di errori, oppure saltare una chicane che dopo si incorre in una penalità, che magari devi fare un road through, un passaggio dai box, e questo può compromettere una gara. Siamo a un terzo del mondiale praticamente e c'è Toseland davanti a tutti che sta davvero impressionando. C'è qualche altro pilota, ovviamente hai detto prima è una lotta molto serrata, chi può dare davvero fastidio a Toseland? Ma vedi, Toseland è secondo me uno dei piloti più forti al mondo adesso, come testa, come preparazione fisica, come maturità. E abbiamo Biaggi che è in seconda posizione, che ha saputo sempre capitalizzare al massimo i risultati, nel senso non è salito tantissime volte sul podio, però riesce sempre ad arrivare anche quinto, sesto così, e porta avanti la classifica. Toseland ha rotto una volta, Biaggi non ha mai rotto, quindi conserva quella posizione. Haga era vicino a Biaggi dopo gara 1 ad Assen come punti in classifica, soltanto che in gara 2 ha rotto e quindi non c'è niente da fare. Per quanto riguarda gli altri, Bayliss ha avuto la sfortuna in Inghilterra di incombere un incidente che l'ha tolto per Mans 2 anche, quando è ritornato diciamo al 90%, ma adesso è già al 100%. È un po' indietro in classifica, però io non lo scarterei. È sempre lì. E tu invece hai un po' di nostalgia del mondiale? Non proprio, cioè penso che fosse giunto il momento di lasciare, anche se delle volte mi capita di immaginare di risaltare sulla moto e provarci, però penso che sia giunto il tempo di far sì che ci sia qualcun altro che occupi queste posizioni. Grazie mille per Francesco. Ciao.